Amici di Incontri del Terzo Tipo, bentornati. Oggi conosciamo più in profondo ritmi africani, lo facciamo in compagnia di Chiara che ci parlerà della parte dei viaggi solidari. Ciao Chiara. Ciao Daniele. Chiara, tu all'interno di Ritmi Africani ti occupi anche di viaggi solidali. Ci spieghi cosa porta un viaggiatore a scegliere un viaggio di questo tipo invece che andare in un più classico villaggio vacanze che magari è anche più glamour? Per un viaggiatore scegliere un viaggio di questo tipo significa voler davvero vivere quello che è la realtà locale, la realtà di un villaggio e condividere tanto con le popolazioni locali e vedere realizzati i progetti per cui quotidianamente ci adoperiamo qui a Torino. Per poter partecipare a questi viaggi sono richieste particolari conoscenze o particolari competenze? Non è richiesta nessuna competenza particolare, tutti possono partecipare, ovvio devono essere comunque disposti ad adattarsi e a condividere con un gruppo le difficoltà, le attività che ci sono da fare e mettere il proprio contributo. L'importante è questo. Cosa ti ha colpito maggiormente all'interno dei tuoi viaggi in Africa? È difficile dire che cosa non mi ha colpito, però sicuramente il poter vedere le attività realizzate e l'animo che ci si mette tutti insieme per cooperare verso lo stesso obiettivo. E questo secondo me è fondamentale, la condivisione alla pari, il sentirsi davvero facenti parte di un gruppo, vedere le diverse realtà che ci sono e sentirsene parte. Puoi spiegare cosa significa per le popolazioni locali avere dei viaggiatori solidali all'interno delle proprie comunità per qualche giorno? Ma per le popolazioni locali secondo me è motivo di orgoglio per dimostrare quanto valgono i lavori che loro fanno. Per esempio nei villaggi alcune donne ci mostrano la tintura dei tessuti, come viene svolta e noi collaboriamo con loro nel farla. E quindi questo dà tanto a noi e dà tanto anche a loro perché comunque ci mostrano quali sono le loro attività quotidiane. Cosa dovrebbe fare chi ha intenzione di partecipare ai vostri viaggi solidali? Per partecipare ai viaggi basta rivolgersi a noi, che abbiamo principalmente un sito www.ritmiafricani.org e mandare una mail a info@ritmiafricani.org, contattarci e l'importante è contattarci con 2 mesi di anticipo per gestire la prenotazione del volo e niente, è partire. Anche con te vorrei affrontare il domani, quali sono i tuoi sogni per Ritmi Africani? I miei sogni? Beh, io vorrei che le attività continuassero il più possibile per portare avanti i progetti che vediamo svilupparsi, crescere, nascere e questo è qualcosa di indescrivibile. E quindi vorrei che le attività continuassero in questo senso, che potessero espandersi sia a Torino sia in Senegal e continuare anche questi viaggi che secondo me danno tantissimo a chi viaggia e si ritorna con una ricchezza interiore indescrivibile. Chiara, ti ringrazio molto per la tua cortesia. Grazie a voi. Amici di internet, vorrei ringraziarvi per averci seguito e vi do appuntamento la prossima settimana. Ma prima di lasciarvi, vi vorrei invitare a seguire con noi il viaggio di una mela che dalla Cina è diretta verso i nostri tavoli. Grazie e buonasera. Sabato 13 marzo, in occasione di Play with Food, festival di arte, performativa e cucina, Elena Pugliese ha presentato in anteprima, presso il Circolo dei Lettori, la puntata zero di Food Express. Un assaggio degli 8 documentari d'ascolto che a partire dal 10 aprile sarà possibile ascoltare ogni sabato su Radio Flash, in diretta da Italy. La puntata zero di Food Express, che ha riscosso grande interesse da parte del pubblico presente, è partita da una mela. Una degli 88 miliardi di mele cinesi che ogni anno partono alla conquista del mondo. Originariamente era un progetto leggermente diverso, cioè io avrei voluto fare il diario di una mela, cioè
cioè, dato che appunto 88 miliardi di mele cinesi, cioè di mele cinesi sbarcano in Italia, volevo riportare la mela a casa e quindi fare proprio il suo diario, purtroppo per motivi ovvi di una serie di situazioni non è stato possibile, per cui ho cercato di pensare alla possibilità di viaggiare senza muovermi e così ho, diciamo, aperto un po' un ventaglio di possibilità, non a un prodotto ma a tanti prodotti che appunto arrivano dall'estero, e quindi ho puntato su riportarli a casa stando in casa, cioè non muovendomi da casa purtroppo. Ok, ma qual è tra i vari prodotti che hai riportato a casa stando a casa quello che ti ha divertito maggiormente? Devo dire che è abbastanza sorprendente, perché io ogni volta che parto, tra virgolette, cioè che vado alla ricerca dei miei compagni di viaggio, cioè delle persone originarie del paese da cui proviene quel specifico prodotto, è un viaggio che non so mai come andrà, cioè si compie veramente facendolo, e quindi ogni volta devo dire che è stato sempre sorprendente con i cinesi, perché hanno una cultura molto diversa dalla nostra e quindi ho avuto magari qualche difficoltà iniziale ad approcciarmi proprio, ma una volta entrata e capito è stato molto 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 divertente. Idem turchi, assolutamente opposti ai cinesi, porte aperte, feste, cioè mi sono ritrovata in situazioni abbastanza incredibili a Torino. A partire dal 10 aprile su Radio Flash saremo in diretta da Italy, io assieme a Luca Indemili e Dario Castelletti di Radio Flash, anche perché i primi 20 minuti appunto saranno il mio intervento, dopodiché ci saranno anche degli ospiti di volta in volta che andranno un po' invece un po' più in profondità sul tema proprio del mercato del cibo. Oh yeah.